Nella puntata di ieri abbiamo visto come Maria ci insegna a vivere il dolore da discepoli di Gesù e da figli suoi, da figli di Maria. E noi stiamo vedendo, non tanto la madre di Gesù, ma la discepola di Gesù, cioè Maria. Certamente sotto la croce, ma anche prima. Maria ha sofferto come madre, ma ha sofferto anche come discepola di Gesù. E a differenza della gran parte dei discepoli che dinanzi alla croce, dinanzi alla passione di Gesù, dinanzi alla morte di Gesù, si tenevano a distanza o qualcuno è scappato, Maria è stata ritta sotto la croce, ritta in piedi. Attenzione, non prostrata, ma in piedi sta sotto la croce. E mi piace vedere quelle immagini dove Maria, ai piedi della croce, abbraccia la croce, perché quella è l'immagine vera di una, non solo della madre, ma è soprattutto di un discepolo di Gesù. Perché stare diritti sotto la croce, dinanzi alla croce, significa essere lì da risorti. Difatti, il verbo dei risorti nella Bibbia, l'atteggiamento dei risorti, è lo stare in piedi, lo stare ritti. E Maria è lì da risorta, da colei che sa che il figlio risorgerà e che anche lei risorgerà. Allora, una prima, come dire, riflessione per noi. Stare dinanzi al dolore della nostra vita, dinanzi al dolore degli altri, stare dinanzi alle nostre croci, ma anche alle croci degli altri, ritti, in piedi, come Maria, con la fede del risorto. E stare con la fede del risorto, stare da risorti dinanzi alla sofferenza, non vuol dire non sentire dolore, non vuol dire non piangere per chi piange con le lacrime o per chi piange soltanto con il cuore e i sentimenti, ma vuol dire vivere tutto ciò con la certezza e la speranza che il dolore, la sofferenza, la morte non hanno l'ultima parola. Ecco, la risurrezione, la speranza che mi porta a credere che in quel dolore, in quella sofferenza, c'è un dopo, c'è un senso e non è la fine. E soprattutto che in quel dolore, quella sofferenza, io la posso affrontare e la posso anche superare, quando è possibile superare. Ecco che Maria ci dice ancora una volta che noi dobbiamo fidarci. Ecco, un altro atteggiamento dei risorti, dei discepoli del Signore, è la fiducia. La fiducia in Dio. La fiducia in Dio che ci aiuterà sempre a dire di sì. E a dire di sì come Maria e a vivere questo sì nel momento della gioia e nel momento del dolore. Domani, se, sempre se vuole Dio, saremo qui. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.